e che ci fa conoscere un aspetto importante anche della nostra quotidianità, che è quella dell'etologia relazionale. Già il titolo è molto bello, L'amore che dai è l'amore che resta, di Miriam Riboldi, che è una biologa, zoantropologa, che vive quotidianamente questa esperienza di relazione con gli animali. Io volevo così leggere quello che lei ha scritto come introduzione sul sito internet, perché in effetti racchiude un po'. Era fuori programma quello che ha letto la dottoressa, ma la ringrazio davvero molto. Simona, la mia veterinaria da 6 anni ormai. Grazie. No, solo 2 parole per farvi conoscere Miriam, che io conosco ovviamente da 6 anni, da quando lei si è trasferita da Milano nella nostra valle, precisamente a Cavagnaga. Quindi noi collaboriamo da anni e ovviamente abbiamo vissuto insieme parecchie esperienze con i suoi animali, alcune davvero fantastiche, quindi proprio sul comportamento, ma anche sulla salute dei suoi animali, che ho avuto la fortuna di occuparmi. Quindi Miriam è arrivata da Milano con la Cavignana per creare Cascina Miriam, che è un'azienda agricola, una fattoria in cui ci sono più di un centinaio di animali, di specie diverse, come avete sentito dalla dottoressa prima, e quindi convivono tutte, di cui si occupa personalmente Miriam da sola, di tutti, si prende cura di ognuno con amore ovviamente, ma anche con rispetto verso le esigenze etologiche di ogni individuo, di ogni specie e di ogni animale. Quindi si può vuol dire che la fattoria di Miriam è una fattoria etologicamente corretta e biologica ovviamente. Eppure, come ha detto la dottoressa, un polo di... Le persone sotto i 40 anni che non hanno direttamente vissuto in una fattoria con dei nonni che facevano i contadini, si è perso totalmente il contatto con gli animali. Io non sono tipicamente un animalista, cioè non ho un approccio per cui gli animali vanno difesi, sono la parte buona. Tutto quello che riguarda gli animali va bene, e io lavoro moltissimo su un equilibrio che si stabilisce tra l'essere umano e l'animale. Questo equilibrio non è quello dei contadini che ancora oggi in questa valle ci sono e sono nominati, una coppia di contadini che vive vicino a me, sono persone da cui ho imparato tantissimo. Oggi io propongo un approccio diverso da quello tipicamente del contadino. Però ci tengo a farvi notare, per chi non ci ha mai pensato, che i ragazzi spesso, i bambini, non hanno nessun tipo di contatto. I contadini avevano una qualità di relazione con l'animale che può essere discutibile sotto certi... E con i miei animali, e non può essere una visita tipo zoo per i bambini, se no non lascia niente. Si vede il bisogno, gli esseri umani hanno da sempre una necessità di avere un rapporto con la natura, di avere un rapporto con gli animali. Il problema è trovare un equilibrio. L'equilibrio non è probabilmente quello animalista di vestire con cappottini e gioiellini i cani, non è nemmeno quello di non conoscere gli animali di cui molti si nutrono. Conoscere ringraziando l'amministrazione presente, la dottoressa Grosso, per la loro collaborazione. Si chiude la parte estiva di questa iniziativa. L'appuntamento è per l'autunno, da ottobre in avanti fino a dicembre, verranno proposte altre presentazioni di libri, speriamo, ci auguriamo, altrettanto interessanti. E queste...